tutti, conferenza stampa di presentazione del match di Questabia Messina di domani, mister Guido Pagliuca risponde alle vostre domande. Mariolo. Buongiorno. Buongiorno mister, domani altra partita in casa, saranno tre finali, queste in casa, poi invece sono le due trasferte, però la forza del Menti l'ha già dimostrata, diciamo, nel girone d'andata, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, biglietti polverizzati, c'è grande entusiasmo attorno a questa squadra, il merito suo e dei suoi ragazzi, di tutta la società. Però bisogna restare ancora concentrati, non è stato ancora raggiunto nulla ed è una partita di questo cammino lungo che viene dal 17 luglio, da quando vi siete uniti. Concentrati sul presente, concentrati, ha detto bene, sul qui ed ora, su quello che dobbiamo fare domani, che partita è importante per il nostro percorso, però come lo erano importanti tutte quelle che abbiamo fatto fino ad oggi. Questo ci deve dare grande concentrazione, grande anche consapevolezza di quello che abbiamo fatto, però la concentrazione sul qui ed ora è l'aspetto primario. Siamo consapevoli che giochiamo in casa e chiedo ai nostri tifosi, alla nostra gente, al nostro grande pubblico a Castellammare di spingerci forte per il nostro grande sogno che, hai detto bene, non abbiamo raggiunto, quindi l'entusiasmo che c'è, l'entusiasmo che noi abbiamo deve essere un entusiasmo per quello che abbiamo fatto fino ad oggi, come quello di 10 giorni fa, 15 giorni fa, 20 giorni fa, niente di diverso, non deve essere un entusiasmo per quello che qualcuno pensa di più, no, assolutamente, perché quello ce lo dobbiamo andare a prendere, non lo dobbiamo aspettare, ma è una cosa che dobbiamo noi andarci a prendere e passa dalla partita di domani, quindi massima concentrazione alla partita di Messina e massimo aiuto del pubblico, massimo aiuto della nostra gente, perché noi abbiamo veramente bisogno di loro che ci spingano per tutta la partita e che ci portino al meglio alla partita di domani. Mister, domani arriva il Messina, possiamo dire che è una delle squadre che ha fatto meglio nel girone di ritorno, mancheranno sì due squalificati nel Messina come mancherà Bugno, la deve sapere, tra l'altro Manetta e Fisena sono stati decisivi a Benevento e a Avellino proprio nelle due partite dell'ultimo mese. Che partita ti aspetta? Soprattutto come va affrontato questo Messina che comunque ha ottime soluzioni nonostante gli assenti? Affrontato come la maggior parte delle gare che abbiamo affrontato, con la fame, con il morso, con la voglia di arrivare prima sulla palla, la voglia di vincere i duelli, vincere i contrasti. È una partita dove l'aspetto di forza, l'aspetto di impatto è determinante, quindi nella solita maniera di sempre, consapevoli che è una partita importantissima per tutti noi, è importantissima per questo gruppo splendido, è importantissima per Castellammare, è importantissima per tutto l'ambiente, perché ci avvicina, ripeto, a quello che è il sogno, però ricordiamoci che il sogno è lì, siamo noi che lo dobbiamo andare a prendere e non dobbiamo aspettare che il sogno venga da noi, perché gli ultimi 20 minuti o parte della partita che abbiamo giocato col Sorrento sembrava che non aspettassimo altro che finisse la partita, quello non lo dobbiamo fare perché dobbiamo giocare le partite con concentrazione, fame, però spingendo il più possibile per l'intera durata della partita. Don, questa qualche settimana fa ti abbiamo chiesto quanto è difficile giocare questa gara senza pensare al Benevento, oggi non so se siete d'accordo con me, ormai la squadra questa maturità ce l'ha dimostrato e sicuramente insomma, sarà concentrata come dicevi tu sulla gara di domani, perché poi la viene dopo, ma c'è tutto il tempo per pensarci. Assolutamente, la gara di domani ti ripeto, è importante per noi, quindi massima concentrazione a domani senza disperdizione di energia, pensando che è una partita di calcio, quindi quando giochiamo a calcio dobbiamo avere la leggerezza e l'intraprendenza, però abbinata all'adrenalina, abbinata a quel morso, abbinata a quella fame che ci sposta quei 5 metri sempre un pochino più avanti. È importantissimo l'unione tra le parti, tra tutti noi, tra il nostro pubblico e noi, per arrivare a raggiungere l'obiettivo. Mister, domani non ci sarà Buglio, però questa squadra ha dimostrato di essere completa in ogni reparto, di avere i doppioni, l'abbiamo visto nelle varie prestazioni anche di chi
poi la rotazione magari è stata un po' in panchina e tra le altre sono state determinate come Media, Sorrento, quindi realizzare l'ultimo, oppure il primo volo di Mosti che aspettavamo tanto, non solo lui, anche noi l'aspettavamo. Per domani sono previste delle soluzioni nuove, alternative, o comunque si andrà avanti sempre su quel canovaccio, su quell'idea sua, e quindi il discorso Piero Bon può tornare in auge, perché l'ha detto il professor Sorrento, non è potuto entrare giustamente perché ha morito nell'esultanza, cosa più mica che rara, succede sempre alla Juventus, e quindi potrebbe essere la volta di Piero Bon. Però ti dico la verità, analizzando quello che ha detto, no? Cosa la munizione di Piero Bon, no? Che è andata a risultare, poi rivedendo la partita ho visto un arbitraggio bravo domenica, un arbitraggio attento anche a queste cose qui, quindi tra virgolette faccio complimenti anche all'arbitro di domenica, perché era una partita talmente intensa, che è stata giocata talmente intensa da ambedue le parti, anzi forse più da loro che da noi, e non era facile star dietro a tutte le dinamiche, invece è stato bravo, e forse anche lì sull'occasione Piero Bon si poteva risparmiare da andare a esultare sotto la curva, magari sarebbe entrato, perché lì sarebbe entrato Piero Bon. E, si è allenato bene, il ragazzo si è allenato forte, c'ho il dubbio, e vediamo domani, potrebbe giocare sia lui che Radi, sia lui che Romeo, sia lui che Meli, vediamo un attimino domani la situazione, come Mosti. Sono contento perché lo vedo pieno di entusiasmo, Piscopo è stato bravissimo su quella pressione dove si è venuto il primo gol, quindi anche lui ha ripreso quello che è il suo standard, e quindi sono contento di tutti i ragazzi. Dica. Mister, ci sarà un pubblico che mai quest'anno abbiamo visto prima, è sempre stato molto presente, perché la squadra ha conquistato il pubblico, perché negli ultimi annate sappiamo bene che non c'era questo pubblico, dovuto anche al risultato, alla recente delusione della retrocessione dalla Serie B post-Covid. Come sarà vivere il match di domani? Penso che lo state già immaginando, tu come tutti i ragazzi, perché ci sarà un momento stracolmo anche oltre al mio ordine di posti, quindi ripeto, come sarà? Il nostro pubblico è grande, no? È sempre stato un valore aggiunto per noi, perché nel nostro campo ha spinto la squadra, si sente forte, e domani ancora di più ci deve dare una mano, perché questi ragazzi lo meritano, perché lo meritano, come il pubblico merita che noi si dia il meglio per loro, perché noi dobbiamo andare sul campo a lottare per Castellammare, lottare per la nostra gente, lottare per chi ci ha spinto in tante partite, e domani a vicenda ci dobbiamo aiutare e lottare, combattere in ogni momento della partita. Ultima domanda, mi faccio una un po' più colorata, l'ultimo turno ha un po' riscritto la storia dopo la paura post Foggia, insomma, che da una parte ovviamente si sognava già a questo punto di recuperare la Juventus, viceversa è stato un po' di timore. In questo momento, in questi giorni, ti senti un po' più comandante che sta lì sulla nave col cannocchiale avvistata Itaca a guardarla, o il Masaniello che nell'arco di un anno è riuscito a trascinare a parte la squadra ma un'intera città, che ha riportato un entusiasmo che a Castellammare non si vedeva da tantissimo? Io mi sento me stesso, un dipendente della società, un dipendente di un gruppo splendido, un dipendente di una società che ci ha dato il meglio, e cerco di dare ogni giorno il meglio. E se guardo più là di quello che è il quotidiano, secondo me commetterei un errore. Devo essere focalizzato, sia io che il mio staff, che tutti i giocatori, soltanto esclusivamente sulla partita di domani, perché è una partita, ripeto, importante per il nostro percorso. È normale che domani l'impatto, domani l'andare addosso, la verve, l'essere accesi, avere quell'adrenalina che ti permette di e andare forte, con serietà, con grande concentrazione, su aspetti dominanti nella partita, quello dobbiamo fare, e in questo, quando abbiamo la palla, dobbiamo cercare di giocare come abbiamo sempre fatto, stando attenti che se ci fossero degli spazi un pochino più alle spalle della linea difensiva, perché ci potrebbero anche essere, andare a attaccare la profondità nel modo giusto. Se invece non ci fossero questi spazi alle spalle, vuol dire che dobbiamo essere bravi a aprire un pochino questa linea difensiva e cercare di crearceli degli spazi. Grazie a tutti.